alcune osservazioni relative alla relazione che il commissario che sta seguendo la richiesta di concordato preventivo della Stefana ha pubblicato in questi giorni. Prima osservazione che nasce dall'analisi del documento è quella relativa alla data della crisi della Stefana. Praticamente anche secondo il commissario, la crisi della Stefana praticamente ha origine già dal 2009, quindi è l'effetto tutto sommato della crisi economica in generale che ha colpito in particolare misura l'industria siderurgica. Quindi si ha la conferma che la crisi della Stefana data qualche anno prima dalla constatazione di fatto della situazione di difficoltà. Da dove nasce questa crisi? Secondo il commissario nasce dal fatto che la gestione industriale già dal 2009 produceva sì dei flussi di cassa, ma questi erano assorbiti pressoché totalmente dalla situazione debitoria. Viene da chiedersi perché la situazione non sia stata, diciamo, affrontata ancora prima del 2014, quando praticamente il bilancio si chiudeva con una perdita molto elevata. Probabilmente la perdita sarebbe dovuta emergere anche prima, visti i rilievi che aveva fatto il commissario. Probabilmente il difetto di fondo nasce da sopravvalutazioni del magazzino. Detto questo, l'altro problema è quello di stabilire quanto vale praticamente, cioè quale sarebbe il valore di mercato della Stefana dopo la cessazione dell'attività produttiva. Dalla relazione del commissario c'è una valutazione dello stato dell'attiva del passivo fatta in tre praticamente fasi. La prima è stata commissionata a un esperto, cioè un tecnico esterno, che ha portato una certa valutazione soprattutto del valore degli impianti, che è diversa dalla valutazione che è stata fatta successivamente da altri due periti, e una terza valutazione che è quella che ha fatto il commissario. Praticamente la prima perizia porta ad un valore di realizzo complessivo dei rami d'azienda della Stefana in 87.260.000. La seconda perizia porta invece ad una valutazione di circa 105.069.000. La perizia fatta dal commissario successivamente porta ad un valore relativamente più alto di circa 10 milioni di euro rispetto a quello della seconda. Sulla base di questi dati, cioè la stima fatta dal commissario, che praticamente è un valore intermedio dai due, porta praticamente a stimare l'attivo intorno ai 167.320.000 euro. Poi c'è la stima del passivo, quindi passivo esclusi ovviamente i creditori chirografari, in 115.033, per cui ci sarebbe una disponibilità per i creditori chirografari intorno ai 52.280.000 euro. Tenuto conto che i debiti chirografari sono 220.913.000, vuol dire che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari sarebbe intorno ai 23,7%, che è ovviamente più alto di quel 16% che era emerso in seguito all'offerta di riacquisto in parte della Stefana da parte della famiglia Ghilini. È stata avanzata nel frattempo un'altra richiesta di riacquisto di parte della Stefana da parte di una cordata formata dalla famiglia Ghilini e da Esselunga S.p.A. Praticamente, mentre Ghilini offriva 33 milioni per rilevare alcuni rami d'azienda della Stefana, in particolare l'acciaieria e il laminatoio di Ospitaletto e il laminatoio profilati di Nave in via Brescia, offrendo 33 milioni di euro a fronte di un valore di perizia di 61, quindi poco più della metà del valore di mercato,
L'offerta invece della Ghidini più S lunga è molto più elevata, praticamente intorno ai 53 milioni di euro messi insieme tutti e due, che praticamente non è molto distante dai valori di mercato dei tre rami d'azienda che verrebbero riacquistati, cioè S lunga riacquisterebbe l'acciaieria e l'eliminatore di Ospitaletto, Ghidini, cioè la famiglia Ghidini, rileverebbe l'acciaieria di Montirone e il laminatoio di Nave a Brescia. S lunga sul laminatoio e l'acciaieria di Ospitaletto offrirebbe 43 milioni e 260 mila, quindi non è molto distante dal valore di mercato. I Ghidini invece per le due rami d'azienda, quindi Montirone e Nave via Brescia, offrirebbe 10 milioni di euro, che è un valore abbastanza sotto il valore di mercato di questi due asset. Quindi la situazione attuale è questa, cioè o accettare la proposta di concordato, quindi con un'offerta ai creditori chirografari di un 24% circa di quello che spetta, oppure cioè, ci sono altre due alternative. O l'amministrazione straordinaria che a Stefana potrebbe chiedere in base alla legge, quindi ha tutti i requisiti per chiederla, sia dal punto di vista del numero di dipendenti che dagli importi degli attivi e delle immobilizzazioni. L'altra strada è il fallimento. La richiesta di concordato preventivo, se accettata, a cosa porterebbe? Praticamente porterebbe a un riavvio parziale dell'attività della Stefana, praticamente su Montirone e sul laminatoio di Nave Brescia, quindi praticamente un'attività molto molto ridotta rispetto a quella siderurgica, rispetto a quella originaria, l'utilizzo a fini praticamente di svolgimento di servizi logistici da parte di Esselunga sull'acciaieria e il laminatoio di Ospitaletto. Di fatto questo significherebbe un ridimensionamento molto consistente dell'attività siderurgica dell'ex Stefana. Le due alternative sono appunto l'amministrazione straordinaria e il fallimento. Ovviamente sia l'una che l'altra, che conseguenze avrebbero. Dal punto di vista dei costi di queste due scelte, cioè avremo una riduzione dei costi della procedura, cioè il fallimento e l'amministrazione straordinaria costano molto di meno del concordato preventivo. Il risparmio sarebbe intorno ai 5 milioni di euro. Però avremo qualche problema in più invece sulla possibilità di realizzare il valore degli asset stimati dal commissario nel caso di concordato preventivo, per ovvi motivi, cioè se chiedo all'amministrazione straordinaria c'è una possibile continuità dell'attività produttiva e questo ovviamente blocca la possibilità di allenare gli asset a meno che si avviino altre procedure di acquisto della Stefana in attivo. Molto difficile, perché ovviamente questo richiederebbe un investimento abbastanza consistente. L'altra alternativa, che è quella del fallimento, ovviamente porterebbe probabilmente per i creditori criografari alla realizzazione del valore dei loro, diciamo, delle loro istanze molto inferiore a quella del concordato preventivo. Quindi praticamente riassumendo, forse la via più indolore sia per i creditori chirografari che soprattutto per i dipendenti probabilmente è la strada del concordato preventivo, perché bene o male verrebbero sacrificati soltanto i dipendenti del ramo d'azienda della Stefana via Bologna, quindi praticamente i tre laminatoi che esistono in quella realtà.